solita panca, ma due atleti diversi. Oggi non sono Lucian e Simo Chiozzi, ma sono i Coconuts, quindi Michelone e Sergio Limarelli da Vercelli. Come che è? Sigla. Non abbiamo la sigla, ragazzi, qui tanto io faccio... Allora, ragazzi, siete di Vercelli, te è Michelone, giusto? Sei posti, Vercelli, dove si può mangiare un buon risotto? Cosa ci consigliate? Dove si può mangiare un buon risotto? Vercelli, risaie... Osteria del vecchio asilo. Ok, nuovo sponsor, osteria del vecchio asilo, mi raccomando. Allora... Non c'è nome per il termine. Lo stanno cercando, però, Allora, ragazzi, bene, vi ringrazio per essere venuti, quindi abbiamo fatto un'intervista sul loro canale, iscrivetevi, trovate il link in descrizione. E che dire, da quanto tempo praticate calisthenics? Partiamo da Michele. Parto io. Io ho iniziato maggio del 2017, ero approcciato prima a sala bodybuilding, anzi io derivo dalla ginnastica come gaggi. Ho fatto ginnastica, poi mi sono spaccato tutto, bodybuilding come fanno tutti, poi mi sono rotto le palle, ho detto perché non provo. Quindi non è tantissimo che fai calisthenics, ma hai delle basi da ginnastica che sono state iniziate nel lontano 2006. Adesso mi spiego il perché dei tuoi movimenti così semplici per te mentre per altri. Ragazzi, quasi 84 kg, lo dico ormai in tutti i video, cioè capo, neanche altro. Invece Sergio lo conosciamo, quindi l'avete già visto in alcune gare. Sergio, da quanto tempo pratichi calisthenics? Sei un istruttore? Io sì. Infatti. Soprattutto un istruttore, fatemi seguire. Esatto. Lo faccio per passione. Esatto, solo passione. No, beh, ma questo anche questo è un mito da sfatare, a parte gli scherzi, perché tanti pensano. Allora, se voi chiamate l'idraulico ha tanta passione per cambiare i tubi. Ma voi avete mai conosciuto un idraulico che ve lo cambia gratis? No, perché ha dei costi per sostituire il tubo, ha dei costi di formazione per capire come sostituire il tubo e soprattutto ha una famiglia da mantenere o comunque da mantenere i suoi bisogni. Quindi non è che l'istruttore di calisthenics è obbligato a regalare tutta la sua sapienza, quindi mentre voi guadagnate facendo tutti i vostri lavori, l'istruttore deve stare lì a studiare, a formarsi e a regalare la sua sapienza o comunque le sue conoscenze. Questo è un aspetto che tengo sempre a sottolineare. Però se conoscete un idraulico che lo fa di passione, scrivetelo nei commenti di un istruttore. Esatto, sia un idraulico che anche altri. Perché a me quando io chiedo qualcuno, un videomaker che monta i video, sei te che per fare un video di YouTube ti sparano tutte cifre pazzesche, e non capisco, invece le schede bisogna farle gratis, è una roba che... Però vabbè, lo scopriremo in un prossimo episodio. No, dicevo Sergio, quindi insegni calisthenics, ovviamente gratuitamente. Gratuitamente, esatto, che lo pratico da anch'io, sono estate del 2017, con scarsi risultati, ovviamente. Ragazzi, sono davvero forti, veramente li ho visti entrambi, anzi dovreste propormi secondo me in più gare, quindi... tanto il 9 febbraio... A Torino ci siete, ragazzi, trovate il link in descrizione, venite a Torino. Quindi Sergio l'accendiamo, a maggio 2017, ma che poi andiamo a indagare. Andate a indagare sul suo profilo, ragazzi, scrivetelo nei commenti se trovate una foto di Sergio che praticava calisthenics prima di maggio 2017, fatecelo sapere qui. Vi lascio poi il suo account Instagram, indagate tutto. Avevo avuto anche un trascorso sportivo come archimarzialista. Ah, ok, questo è tra l'altro un nesso che trovo tra tanti atleti di calisthenics. Anche il forense, no? Che forense cosa c'è? Non lo so. La kickboxing mi pare. Ah sì, non lo so, non lo sapevo. Forense, scrivilo poi. Cosa ne facevi? Allora, ragazzi, comunque, se siete dei genitori e avete bambini piccoli, io vi dico già. Mandateli a fare ginnastica artistica, perché sennò poi quando arrivano alla mia età dicono oppure a picchiare mia madre. Oppure fate scuola di calisthenics, ragazzi. Esatto. Noi iniziamo con i bambini piccolissimi, i miei figli che attualmente hanno 4-5 anni fanno la scuola di calisthenics. Ma noi li prendiamo già in fase embrionale, cioè ragazzi, avete visto? Abbiamo fatto vedere alla gara di Varese il figlio di Fausto Danielino, andate a vedere il video della gara di Varese. Danielino ha fatto appena adesso 10 anni, però sono stato in Irlanda, anche lì video dell'Irlanda, ci sono due
due fratelli, 11 anni attualmente, 7 anni la sorellina, che sono mostruosi nel freestyle, nati con Eric della ICA, Irish Calisthenics Academy, e sono dei mostri. Quindi da piccoli bisogna seminare, cioè da piccoli creare sempre più realtà di questo genere. Che Sergio, mi immagino quello che ho detto, mandateli a fare le calisthenics. Anzi Sergio, te non fai scuola di calisthenics anche ai bambini? Attualmente no. Beh, diciamo che i bambini non mi sono mai capitati, anche perché i genitori, piuttosto che mandare il figlio a fare calisthenics, che dicono la associano di più alla palestra, dicono ma andiamoli a fare. Ok, quindi missione del 2020 di Calisthenics Brain è prodigare la scuola di Calisthenics nel mondo. Però qua si parla di bambini piccoli piccoli, ovviamente li vedo in palestra, abbiamo... È un gioco all'inizio. Ragazzini di quanti anni avranno? 12 anni, 13? 13, sì. Vabbè, 13 anni già l'età di Mattia, quando Mattia si era iniziato a fare Calisthenics. Sì, è vero, più o meno all'inizio. Sì, quell'età già, sì. Io invece dico proprio di partire prima nel gioco con gli anelli, con la sbarra, quindi è proprio un vero gioco. Cioè non è che i bambini di 4 anni fanno calisthenics, fanno gioco, quindi attività motoria, psicomotricità, con gli elementi del calcio, nel senso ci sono gli anelli, quindi si possono aggrappare, possono fare l'altalena, quindi prendono domestichezza, quindi un avvicinamento agli strumenti. Beh, piccolo excursus. Mentre, qual è il vostro obiettivo come canale? Questo che vi sono chiesto, ce l'avete, non ce l'avete? Qual è la vostra segnalità in crisi? Qual è la vostra mission e qual è la vostra vision? Allora, noi, il nostro obiettivo è quello comunque di accrescere come visibilità, mm-hmm. e anche in un futuro come atleti, infatti noi ci alleniamo, e poi anche eventualmente creare degli eventi, mm-hmm. visto che comunque già 2 anni fa a Vercelli avevate fatto la gara. Sì, l'avevano organizzata Sergio con i The Monkeys e volevamo fare una cosa simile anche quest'anno. Ovviamente ampliarla di molto, c'era anche... E poi fateci sapere la sì, data. Sì, ovviamente è tutto buttato lì, abbiamo già anche che lo diciamo, però può essere un'idea. Certo, certo. Anche Sergio, come la vedi? Parliamo anche con Sergio, intervistiamo entrambi. Anche te sei concorde con Michelone o c'è già uno scisma all'interno? Beh, diciamo che io più che pensare già degli obiettivi futuri penso a divertirmi sul momento. Ah sì, questo sicuramente. È la base, il divertimento, certo, perché certo. Se non c'è divertimento alla fine tu puoi fare una cosa forzatamente, però qua iniziamo a vedere che ci sono i periodi dove... Certo, però diciamo bene o male la rotta, nel senso, è un canale improntato perché volete far vedere i vostri allenamenti, perché volete far ridere, diciamo, quindi è un canale comico incentrato su calisthenics, è un canale che mira, non so, al coaching online piuttosto che... Era questo. L'obiettivo principale è quello di trasmettere magari dei concetti un po' più polposi che dei canali li propongono un po' noiosi, cioè la gente vedersi il video di 20 minuti dove uno parla di nuove tecniche, renderlo un po' più accessibile a tutti, quindi avere un video con un contenuto però intrattenitivo, quindi uno può vederlo sia... Quindi masticabile, esatto. Proprio, certo. Uno può vedere i nostri video sia per passarsi quei 10 minuti a ridere, sia per comunque trarre qualcosa di importante. Da quanto tempo adesso avete iniziato col canale? Oggi è il 30 dicembre 2019. Beh, abbiamo un compleanno. Compleanno di Michelone, ragazzi, scrivete nei suoi commenti, cioè nei suoi commenti sul canale di Sergio, auguri di Michelone, ragazzi, che facciamo una storia. No, no, non lo sapeva, ma ragazzi, dai, dopo vi offro qualcosa a Michelone. Mi ero dimenticato. Quindi, dai, un onore festeggiare il compleanno di Michelone col video, vedi? Me l'aveva detto dagli Street Gorilla, vero? Adesso mi viene in mente. E quindi Michelone oggi compie 15 anni. 15 anni, quindi sei nel 2004 la mattina. Faccio 20 anni. 20 anni? Caspita, invece Sergio che qualche anno in più. Ero 22. A 22 anni? Ma Sergio ha sempre 22 anni. Io sono 22. Era la barba. È la barba. Non so, calisthenics ti vede sempre più. Le luci, la foresta, sono 28 anni. Sì, Lucia è allucinante. Lucia ha 19 anni, vabbè, c'ha 4 anni più di Mattia. È stato bello vedere il video con Andrei, la battle tra Mattia e Andrei. Andate a vedere il video, ragazzi, dove Andrei, Lucia fa solo il futuro, mi sembra
c'ha la quella. Ma senso, dovete vedere questa cosa. Dicevi Sergio, scusa. Mi raccomando, fate calisthenics, ringiovanisce, è anti-aging. È anti-aging, ragazzi, assolutamente. Bene, invece un'altra cosa. Voi pensate di poter partecipare un giorno agli inni o non è nei vostri obiettivi? Allora, partecipare a Rimini è impegnativo, più che altro a me non piace tanto endurance e strength ora come ora, sono più importante. Ah, quindi sì, togli già delle skills. No, l'idea di fare skills è quella però di portare una cosa che in Italia non si porta tanto, e quindi è proprio il freestyle, i movimenti di slancio, che in Italia non li fa nessuno, il problema è proprio che io adesso mi alleno, sì, tappeti, non tappeti, però poi trasportarli anche sul pavimento è già più impegnativo, però può essere un'idea, infatti sto lavorando già al 540, già in questo. Però devi venire con noi in Grecia, oppure in Irlanda, che mi girano sulla sbarra tutto il giorno. Sì, è vero. Angels, volano, cioè mentre tappeti ovunque, cioè 2 ore di delirio, follia, tutti che si lanciano, ragazzi. Mi dicevano allenati, no, fate pure, le dicevo. E vabbè, comunque grande Michelone. Invece Sergio, tu sei più per le isometrie? Beh, comunque, la Rimini, penso che il calisthenics per ora, cioè, c'è un livello in cui si può ancora arrivare anche per gente comunque un po' più alta, un po' più pesante, quindi meno portata. Però poi secondo me via si andrà a fare una selezione, diciamo, naturale, perché alla fine passeranno sempre quelli un po' più bassi, un po' più leggeri, ma non è per una scusa perché siamo scarsi, ma perché è proprio il somatotipo calistenico. Esatto, è proprio, ma come in tutti gli sport, anche nel salto in lungo ovviamente non c'è il calistenico, insomma, ma c'è quello. Saranno più forti quelli alti, è giusto così. Certo, ovviamente chi è più alto è più svantaggiato, ma infatti anche se ti mangiaggi Gaggi, però ragazzi, sia geneticamente che a livello di insegnamento, lui parte con 14 anni di comunque di ginnastica, c'è 14 anni, aveva fatto, non mi ricordo adesso, c'è un dubbio, se era fino a 14 anni ginnastica artistica, era 9 più cali, sì, era tutto il background di allenamento che era sui 14 anni attualmente. Quindi è partito con delle basi già quando era bambino, come dicevate voi, prima di fare ginnastica artistica o appunto io dicevo scuola di calisthenics, proprio per sviluppare quegli schemi motori che poi rimangono anche in età adulta se ovviamente li allenate continuamente. Quindi questo è sicuramente un punto a suo favore. È ovvio, come dicevate giustamente voi, se vedete un ciclista che come Michelone c'è magari che è forte, però se uno è più piccolino andrà più veloce, è una questione di peso. Nelle skills, nelle zavorre, oddio, ho visto anche atleti tipo te, Michelone, che tirano sul mondo. Cioè, nelle zavorre invece è il lavoro opposto, sei grosso, sei pesante, potenzialmente puoi tirare su. Esatto, quindi ci sono dei tori, mi diceva anche il Piranha sulla Mosca che ha appena vinto la sua categoria. Caspita, che c'erano delle bestie da 110-115 kg che tiravano su una casa, quindi diciamo che ognuno dovrebbe scegliere la propria specialità, anche magari in base alle sue attitudini fisiche, oppure fare il contrario, basta che siete contenti. Invece, cosa mangiate, ragazzi? Seguite una dieta specifica? Mangiate al Mac? Cosa fate? Allora, io dieta specifica non la seguo, ma e non mangio neanche al Mac. Nicolò, se stai seguendo, che non mangio al Mac. No, comunque l'idea è quella sempre di evitare le schifezze, prediligere magari carboidrati più complessi, mangiare tanta frutta e verdura e lasciamo la poca. E te Sergio invece? Non sto seguendo un regime alimentare particolare, okay. Però cerco sempre di mangiare pulito. Ecco, sul vostro canale farete il food challenge. No, può essere, no, in realtà volevamo farla, ma magari non mangiare porcheria, ma magari che ne so, mangiare un chilo di verdura, vediamo se ce la facciamo. E secondo me il vostro canale si presta al food challenge, perché per questo vi ho fatto questa domanda qua. Ovviamente le food challenge, un altro argomento che volevo parlare, è adesso tutti gli youtuber attualmente stanno facendo un casino di contenuti sul cibo. In realtà bisognerebbe fare qualcosa di istruttivo,
sempre che per prepararsi alla food challenge non ci si improvvisa, perché è altrimenti più tossica che tutto il resto, capito? Beh, anche di stanziare, io mangio meglio i cetini prima di morire. Quindi andremo a vedere la prossima food challenge dei Coconuts, seguiteli sul loro canale. Faccio che mangiamo, però dopo ti danno. Ci avevamo provato in Grecia col forense, con una specie di kebab che ovviamente si è finita subito la fatta male. Che era il ragazzino che aveva vinto il viaggio con noi in Grecia. Bene, invece ragazzi, quante volte a settimana vi allenate? Allora, adesso che non sto andando in università, quindi sono in sessione, mi allenato. Cosa studi te? Scienze motorie. A Scena. Qui in statale a Milano. Ok. E no, comunque quando vado in università mi alleno 4-5 volte alla settimana, anche perché. Quante ore? Ma ultimamente anche arrivo anche a 3 ore, ma più che altro perché ho i tempi di recupero molto ampi, lavoro proprio forza pura. Si fa un caso a scienze motorie, ragazzi, cioè ovviamente. Ora dico anche di tutti. Invece adesso che sono in sessione mi alleno anche 6-7 volte alla settimana, certo. Bisogna solo saper gestire il carico. Assolutamente. E lo studio, è lo studio studiale. Invece Sergio? Partiamo dal presupposto che io non mi alleno. Ok. Però quando mi alleno, le settimane in cui mi alleno, sono altalenante di base 3, massimo 6, quindi dipende come sono. Per quante ore? Ore generalmente un'ora e mezza, due, poi dipende. Quindi già più umano come. Perché vedo tantissime, questa è una domanda che faccio un po' a tutti, perché vedo delle ore veramente ingestibili per una persona che magari ha degli impegni. Sì. Diciamo che l'orario gestibile sarebbe un'ora e mezza di allenamento, perché poi devi fare la doccia, sperando che tutti se la facciano. No, comunque bisogna anche dare, questo anche i coach quando impostano le varie schede, degli orari umani, ragazzi, cioè altrimenti non ci si può allenare a priori. Comunque ti dirò, poi dipende, quando sei in bolla con gli amici al parchetto, un allenamento può durare anche ovviamente tra una chiacchiera e l'altra. Sì, magari se è sabato, io vedo anche tante volte sabato pomeriggio, quando comincia la primavera, si comincia magari alle 2, si finisce alle 7, capito? Però poi bisogna, secondo me, non fare gli eroi. Allora, a 18 anni io andavo in palestra alle 2 di pomeriggio e uscivo alle 7, perché poi arrivava la gente, ma allenava, è facile. Poi cresci, no? Perché esiste anche quello. Cresci, capisci che c'è il lavoro, che ci sono le altre cose. Quindi la mia idea è sempre stata creare un allenamento a vita che ti consentisse di arrivare anche a 80 anni di fare il tuo allenamento. Sempre la costanza. E non l'eroe del momento e poi basta. Quindi questo è un po' il mio concetto che cerco di spingere. Però vabbè, poi ovviamente uno fa il suo percorso, l'importante è essere contenti. Invece leggete, Michelone, leggi. Io leggo moltissimo. Ora vediamo cosa leggere. Allora, io leggo qualsiasi cosa, per lo più manuali, ma anche ogni tanto dei classici. Cioè, tipo? Allora, parto dai manuali. I manuali leggo tanto riguardante l'allenamento e l'alimentazione, un po' perché è la mia passione, un po' perché studiando scienze motorie sono anche un po' costretto. E classici invece preferisco i classici. Faccio un esempio, tipo. Allora, uno che mi è piaciuto molto è il dottor Jekyll e il Mr. Hyde. Ah, che è uno strano caso del dottor Jekyll e il Mr. Hyde, oppure Dostoevsky, ha detto. Mentre gli italiani invece non mi piacciono tanto, ha detto Pirandello, però insomma. Che cosa di Pirandello? Uno nessuno 100.000, quello libro che consiglio, ci sono tanti insegnamenti anche nel mondo del calisthenics, faremo un video a riguardo. E invece Sergio? Io non so leggere. Neanche il manuale dei viaggi hai detto. Allora, No, però ci sono dei libri. Allora, ovviamente i libri sui romanzi, di Love Varie. No. Okay. Ci ho provato una volta a leggere, ho detto che le pagine preferisco leggere il libro. Cioè, dico, sono anche dislessico. Preferisco guardare il film, è più veloce. No, cioè, immagino la storia. No, bisogna vedere così. Però, se voi vedete i manuali che ho comprato, il Project Calisthenics di Eric, oppure quello di Claudio, che si chiama Corso istruttore.
fuori quelli sono sporchi di sugo, pieni di carne. E sono vissuti, diciamo. Esatto, perché a me piace più un libro che ti insegni qualcosa, come i video su YouTube, mi piacciono i video che insegnano. Però qui dico che le persone di successo leggono sempre un libro storico. Quindi può essere Le imprese, non so, di Carlo Magno, di Gengis Khan, chi più ne ha più ne metta. Poi leggono libri di crescita personale e poi altri libri più specifici. Quindi ci sta il libro del calisthenics, quindi attenzione ragazzi, leggete anche romanzi, libri di storia, perché vi insegnano tante cose. Non io posso andarmi. Ciao Sergio! No, questo era giusto un excursus, perché era una domanda che mi piaceva fare. Che di solito noto sempre che quando c'è creatività c'è sempre un background, comunque anche a livello culturale, comunque di interesse, perché fare i video su YouTube, ragazzi, è un'arte, non è fare gli stupidi e così. Ricordatelo questo, perché non è facile. Provate tutti voi a fare un video, mettetevi lì e vedete se va bene o male. Quindi anche questa è una nota artistica. Lo stesso forense, figuratevi che eravamo a Tropea, siamo finiti in una biblioteca a comprare dei libri, cioè. Sì, sono uscito con tre libri e il forense anche lui aveva comprato un libro, adesso non mi ricordo il titolo, ve lo farò sapere. Ragazzi, se avete qualcosa da aggiungere, diciamo, usate i kettlebell, ve lo chiedo perché c'ho lì un kettlebell. Come Zavorra, solo come Zavorra, invece Sergio tu utilizzi anche il kettlebell, rosa da 4 kg, ragazzi, vedete? Allora, questi strumenti qua, ragazzi, del calisthenics, o ve li zavorrate addosso, oppure potete anche buttarle via, tanto lo sarebbe. Certo. No, però alcuni esercizi per le gambe mi piacciono, ad esempio lo swing, il jerk, il clean. Quelli no, sono molti. Cose che magari siano sia metabolici che un po' per le gambe, che mentre gli string sono un po' trascurate. Però sapete che cosa? Alcuni esercizi di colchetto per il controllo della. Per la, migliorare la tua percezione della spalla, ragazzi. Sai cosa? Ho trovato un buon transfer a fare lavori con la kettlebell tenendola per la verticale sugli anelli. Esatto. Perché mi dà tanta percezione quando fate la spinta verticale per stabilizzare. Quindi, però la spinta sulla verticale non me l'ha ancora fatta. Allora devi comprare un manuale di gaggi sulla verticale. Scrivi qualcosa qua nei commenti. Ragazzi, che dire, io qua continuerei per ore, ma anche voi probabilmente dovete mangiare o dovete fare le vostre cose, quindi ricordatevi di iscrivervi al loro canale Coconuts, ai loro profili Instagram personali, e sicuramente se volete un altro video con i Coconuts, ricordatevi di scrivere nei commenti cosa volete sapere. E niente, io vi ringrazio ragazzi per essere venuti, almeno quanti like volete, e niente, saluto da Simone. 10.000 like. Nel 2040 li faremo il video 10.000 like.